Ma buongiorno, buongiorno, cuore mio. Sì, me la rido perché mi fai morire quando mi dice avevo una ragazza bruttissima. E io dicevo, cazzo fai? Va bene, cuore. Ah, vabbè, non è bello, si dice che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Vabbè, ma tu hai dei gusti particolari, eh? Ma io già me la vedo una bella donna a fianco a te. No, non una zoccola, se no veramente mi fai incazzare. Farò una donna fatta per bene, eh? Vabbè, c'è tempo, cuore mio, non ti preoccupare, eh? Ma pensiamo ad uscire da questa situazione che è la cosa più importante della nostra vita, insomma. Anzi, io direi è la lotta più importante della nostra vita. E come sempre dico che dobbiamo raggiungere il traguardo perché dobbiamo sconfiggere. Sono delle battaglie che stiamo facendo, stiamo lottando, lottando, lottando. E visto e considerato che noi siamo armati di spada e di scudo, vinceremo questa lotta, assolutamente. E ce lo dicono tutti, anche i medici dicono che ce la possiamo fare, dipende da noi, eh? Quindi diamoci da fare, cuore mio, eh? Vabbè, ho visto che la febbre è scesa Mo' l'unica cosa, cuore mio, stamattina vediamo un po' con il dottore che dobbiamo parlare, così iniziamo a muoverci, eh? Perché bisogna andare a parlare ad Acquaviva, robe varie. È vero che hanno parlato loro, però sicuramente dobbiamo organizzarci per il trasferimento, dobbiamo organizzarci per la prenotazione del posto letto, della stanza, non del posto letto, della stanza. Sentiamo il dottore cosa dice, anche perché vogliamo anche capire la tempistica, cioè tra quanto tempo verremo trasferiti. Eh sì, anche perché voglio dire, non è che ti possono mandare con il Covid addosso, assolutamente, prima ti devono finire di curare. Certo, sarei felice se tirassimo via questa canola, anche se ieri che mi hai detto che per un po' bisogna tenerla, però non è che la dobbiamo tenere a vita, cuore mio, eh? Cioè, nel momento in cui il Covid ci è passato e abbiamo la capacità di respirare da soli e loro sanno quando sarà possibile, ce la toglieremo, eh? Assolutamente. Vabbè, il fatto del peso, cuore mio, è normale, è normale. Che cazzo vuoi fare, cuore mio? Abbiamo preso quest'altra fregatura. È normale che il peso sia calato, non ti devi agitare più di tanto perché comunque lo dobbiamo riacquisire e quanto prima. Certo, se ti mettono in semi-intensiva è già un passo in avanti, quindi vediamo, cuore mio, vediamo come vanno le cose. Certo che dobbiamo darci da fare. Solo questo volevo dirti. Sì, cuore, io ho dormito, sì, però c'è sempre, sai, quel pensiero costante e continuo, e quindi dormo, sì, ma non come si dovrebbe dormire regolarmente, insomma, eh? Capito qua? Non fa niente, non ti preoccupare, no? L'importante è che ci si riposa, eh? Questo è l'importante. Poi dormire tantissimo non è, cioè non ho più questo stato di rilassamento totale per potersi dormire, ma c'è tempo, non ti preoccupare. Adesso ci dobbiamo concentrare alle cose che dobbiamo fare noi. Va bene, cuore mio?
Che dovevo dire più? E niente, mo sto aspettando che mi dia tu delle notizie. E vediamo. Vediamo un po'. No, quello non lo sto a pensare proprio, cuore mio. Cioè, non ti preoccupare, cuore. Certo, non è che quando tu mi dici che io non lo voglio assolutamente vedere, io non è che non sono con te, ci mancherebbe, cuore mio. Non lo pensare. Certo, non è che gli posso mettere una catena, non è che lo posso incatenare, non è che gli posso puntare, fra virgolette, non ne sarei mai capace, lo sai benissimo, puntargli una pistola e dirgli vattene davanti ai coglioni che tu non lo vedi, lo sai benissimo, insomma, però insieme riusciremo a fare tutto quello che vogliamo e a ponderare anche le situazioni che si vengono a creare. Queste ce le... vabbè, ma poi non importa, cuore mio, tu nel momento in cui sei qua poi parleremo personalmente e sicuramente troveremo qualsiasi tipologia di soluzione, assolutamente. Va bene, cuore mio? Quindi stati tranquillo, non ti preoccupare. Se oggi vuole venire, venisse, se non vuole venire, non venisse. Tanto alla fine quello, come dici te, si sta inventando un'altra delle sue cazzate, cioè... non mi fa né caldo né freddo. Se viene bene, se non viene, andiamo avanti per la nostra strada. Come sempre, cuore mio, cioè, per me quello sta o non sta. Anzi, se non c'era, meglio. Capito? Almeno non avremmo avuto rotture di coglioni. Quindi stai tranquillo, cuore mio. Ma boh, tu lo sai benissimo che tu sei mio fratello e non esiste nessun altro all'infuori di te. Cioè, la nostra unione è pazzesca. E anche Padre Pio ieri sera l'ha detto. Non so se l'hai letto. Va bene? Cuore mio, mi sono messo la mascherina, scusami, cuore, stavo uscendo. Va bene, cuore mio, dai. Un bacio, un cuore e un abbraccio. Fidanzata bruttissima, ma sei forte, cuore mio. Ci sentiamo dopo, aggiornami su tutto. Ciao, cuore mio, ciao. Mannaggia a te.